Buonasera amiche e amici di Calabria News 24, di Pagine di Resistenza, e benvenuti ad una nuova diretta nella quale affrontiamo un tema, diciamo, importante, da cui purtroppo, diciamo, o per fortuna, dipendono i destini della comunità nazionale e nello specifico i destini delle terre meridionali, il destino della nostra fortunata terra di Calabria. Insomma, troviamo dei soldi che stanno per arrivare dall'Europa, è una quantità significativa, direi straordinaria per volume di spesa, e quindi, diciamo, le opportunità potrebbero essere tante, potrebbero essere, diciamo, anche decisive. Il problema, diciamo, come sempre accade in questo paese, è in che mani finiranno e per farne che cosa. Già che trasmettiamo dalla Calabria, voi mi consentirete qualche provocazione, insomma, la storia ci insegna che quando arrivano grandi denari in Calabria prendono quasi sempre la strada, diciamo, delle lobby di potere, mafiose, che insomma seguono Pagine di Resistenza, perché noi stiamo dedicando, diciamo, da tempo attenzione a questi fenomeni. E poi la condizione del Mezzogiorno è sempre quella della marginalità economica sociale. E allora non potevamo che discuterne con figure importanti, con figure che, diciamo, hanno assunto il meridionalismo, diciamo, come condizione permanente di vita. Pino Aprile, diciamo, lo conoscete un po', insomma, è il maestro di tante grandi realtà nate a sud di Roma, sicuramente Pedagogia della Resistenza, da cui nasce Pagine di Resistenza e questo impegno televisivo, e poi il dottor Vincenzo D'Agostino, che oltre ad essere un intellettuale serio legato alle questioni dello sviluppo della nostra terra, è amministratore delegato e un manager serio di una grande azienda come Omnia Energia. Quindi, ecco, proviamo a capire, ecco, dagli imprenditori sani del Mezzogiorno, cosa non scontata neanche questa, in che modo utilizzare questi 209 miliardi. Allora, partiamo da Pino Aprile. Intanto buonasera, grazie per averci dedicato del tempo per riflettere insieme. Allora, maestro mio, è una quantità di denaro enorme, è un'opportunità o purtroppo sarà l'ennesima illusione? Beh, intanto buonasera a tutti. Sì, c'è una... sono tanti soldi e la cosa più probabile è che ce li rubino, come hanno fatto sempre. Perché? Perché il Sud è stato usato anche per i fondi europei come il muro su cui far rimbalzare la pallina dei fondi europei per farli approdare al nord. E già si vedono tutte le manovre, diciamo, perché ciò avvenga. Non bisogna fare di tutta erba un fascio. Prendiamo i paletti. L'Unione Europea, ma anche il Fondo Monetario Internazionale, quindi, perché la cosa è così evidente che è innegabile che anche grandi istituzioni mondiali, non solo europee, la dicono, sostengono che questi soldi vanno all'Italia solo se l'Italia li usa secondo alcuni criteri. I criteri sono: i soldi devono andare dove il PIL, cioè il prodotto interno lordo, è più basso, ovvero il sud, dove l'indice di disoccupazione è più alto, ovvero il sud, e dove la situazione sanitaria, perché non dimentichiamo che questi soldi arrivano a seguito della pandemia che ha fatto e fa ancora tanti sfracelli e vittime purtroppo, dove la situazione sanitaria non è adeguata ai livelli europei o del resto del paese, e quindi ancora il sud. Questo vuol dire che la gran parte di questi soldi dovrebbe essere spesa al sud per farne cosa? Per fare quello che lo Stato italiano non ha mai fatto, per esempio le ferrovie,
per esempio autostrade, per esempio centri di ricerca, per esempio la connessione internet che l'Italia a livello della Bulgaria, mentre il resto del nord è a livello europeo, il resto d'Italia è il nord a livello europeo, ma questo viene sempre fatto con i soldi di tutti. E quindi con questi soldi l'Europa dice il sud deve essere trasformato in un territorio di livello europeo per infrastrutture e servizi, perché solo in questo modo potrà produrre a livello europeo. Ora, due cose. Uno, il sud, nonostante questo, già oggi è una potenza manufatturiera di maggiore a stati medi europei, cioè il sud come potenza manufatturiera è più forte della Finlandia, più forte della Danimarca, per dire. Se attrezzato il sud, se non bloccato nelle sue capacità, possibilità di sviluppo e quindi con quelle attrezzature e infrastrutture che mancano, il sud rende l'Italia, e questo è il famoso studio di Quadro Curzio e Fortis, è un libro pubblicato per il Mattino, si chiama La economia reale del mezzogiorno, il sud fa diventare l'Italia il primo paese manufatturiero d'Europa, superando la Germania e quindi del mondo. È questo che deve avvenire. Invece cosa si sta cercando di far succedere? I presidenti delle regioni del nord, che sono le regioni del nord come economia oggi come oggi, sono il passato. Sono la congregazione dei cocchieri che cerca di bloccare lo sviluppo dell'automobile. Hanno proclamato, senza vergogna, diciamo, sia Attilio Fontana, Lombardia, Luca Zaia, Veneto, che Stefano Bonaccini, Emilia Romagna, che i soldi devono andare alla locomotiva, cioè ancora una volta prima il nord. Ovviamente la locomotiva si intende la parte del paese che produce. Questa è una favola. La locomotiva non c'è. La locomotiva è un affare che se gli metti il carburante cammina. Il nord è un sistema economico che sottrae risorse a tutto il paese e le consuma senza fare un centimetro, come ha spiegato il presidente dello Svimez, il professor Adriano Giannola. E quando dicono di far ripartire la locomotiva dopo il Covid, sono dei giocatori delle tre carte, perché non è che la locomotiva prima del Covid andasse, era ferma. Cioè i paesi, loro danno la colpa all'euro, ma è una sciocchezza. Cioè l'euro è entrato in funzione insieme alla porcata del federalismo differenziale, fiscale, cioè prima il nord. Tant'è vero che se andiamo a vedere cosa ha fatto l'euro in Europa, cioè l'euro che è in Italia, lo stesso che sta in Spagna, che sta in Francia, che sta in Germania, non è che un altro euro quello là. Allora, cosa è successo ai paesi che hanno adottato l'euro? Sono cresciuti mediamente del 18%. E l'Europa, nel periodo dell'euro fino ad oggi, cioè circa 20 anni, di quanto è cresciuta? In media del 23%. E l'Europa dell'area non euro, di quanto è cresciuta? Del 38%. E l'Italia di quanto è cresciuta? Zero. Quindi quella locomotiva è ferma, consuma e basta. I piani che si stanno già prospettando, e soprattutto io uso dire che questo non bisogna, ripeto, fare l'erba un fascio, nel governo ci sono delle forze lucidamente meridionaliste, eque diciamo, non è che meridionalisti perché vogliono fare un favore al mezzogiorno, perché non vogliono derubare come gli altri il mezzogiorno, e delle forze antimeridionaliste. Per cui in questo governo abbiamo un ottimo ministro per il mezzogiorno, Peppe Provenzano, che in tutta la sua vita ha fatto l'economista meridionalista, addirittura vice direttore della Svimez, e da vice direttore della Svimez ha fatto le inchieste per vedere come venivano spostati i soldi destinati al mezzogiorno, specie quelli europei. Quindi adesso è ministro del mezzogiorno e sta operando benissimo.
E non è un caso che uno dei ministri, lui credo che non lo direbbe neppure sotto tortura, ma è notorio, è evidentissimo, più ostacolati del governo. E poi c'è un ministro contro il Mezzogiorno, c'è un ministero contro il Mezzogiorno, che è quello dei trasporti, che è purtroppo per l'Italia e per noi, nelle incapaci ma avide, rapaci mani della Paola De Micheli, che è PD pure lei come provenzano. Poi, per esempio, al sottosegretario alla presidenza del Consiglio per il Dipartimento per la Programmazione Economica e quindi, come dire, le chiavi della cassaforte del governo, c'è un 5 Stelle, ma che è un giovane in gamba pure lui, si chiama Mario Turco. E non è un caso che questo sottosegretario, in teoria diciamo il padrone di casa del Dipartimento della Programmazione Economica, si è visto fare uno sgambetto inaudito dai suoi sottoposti. Cioè, appena meno di due mesi fa, dal Dipartimento della Programmazione Economica, Presidenza del Consiglio, venne rifilato ai giornali senza che lo sapesse nessuno nel governo, neppure il sottosegretario Turco, titolare di quella, un presunto studio, programma di governo in cui si prevedeva come spostare per far partire la locomotiva famosa, cioè la banda Bassotti, i soldi destinati al Mezzogiorno, come darli al Nord. Per fortuna, appena uscita questa cosa, ci fu un'alzata di scudi e sia il ministro Provenzano sia il sottosegretario Turco vennero fuori con dichiarazioni, comunicati alle agenzie in cui si diceva: non se ne parla nemmeno, noi ci impegniamo pubblicamente a rispettare il diritto del Mezzogiorno al 34% della spesa pubblica allargata e i soldi destinati al Mezzogiorno, i famosi soldi fondi FSC, fondi sviluppo e coesione, sono, disse il ministro Provenzano, ed è vero, già bloccati su progetti e spese del Sud. Quindi, come vedete, la situazione è pericolosissima. Basti dire che nel progetto per la spesa, l'investimento di quei soldi al Sud, non è prevista l'alta velocità, ma cercano di prenderci in giro chiamando alta velocità l'alta velocità di rete. L'alta velocità di rete non è l'alta velocità, ma è la massima velocità che ci si può permettere sulla rete che esiste già, mentre per l'alta velocità devi costruire una rete a parte, quella la fanno al Nord e costa tipo 10 volte quella, l'alta velocità di rete, e al Sud ci mollano l'alta velocità di rete, ma chiamando l'alta velocità ci fanno pagare il biglietto dell'alta velocità, beh, ci fottono due volte. E in quel piano, per esempio, non è previsto il ponte sullo stretto. Se tu non fai il ponte sullo stretto, l'alta velocità ferroviaria non ha senso, perché se fai l'alta velocità e poi arrivi a Messina e devi imbarcarti e devi fare, per fare un miglio e mezzo di mare devi spendere un'ora, perché il treno, le cose eccetera, l'alta velocità hai buttato tutti i vantaggi che l'aveva fatto e quindi non si fa. In più l'alta velocità per dimensioni come la Sicilia, cioè l'alta velocità va bene per 500, 600, cioè per grandi distanze, se devi fare l'alta velocità per città che stanno a 120 non ha senso. E quindi ci vogliono fottere di nuovo, ma soprattutto dov'è la fregatura massima che ci vogliono mollare? Guardate, siamo a livello di criminalità, secondo me, criminalità politica ovviamente. Se non fai il ponte sullo stretto, tu stai fottendo tutto il Sud. Perché? Perché il commercio con il mondo globalizzato, tutto il commercio è diventato marittimo e punta su megaporti da cui poi si dipannano dei treni di alta velocità, di rete, non cose eccetera, ma non meno lunghi di 750 metri. Se un treno di 750 metri, su quale traghetto ce lo metti?
se con due treni di 150 metri hai unito le due sponde dello stretto? Dove vuoi andare? Cioè, chi vuoi fottere così? Però siccome per questi trasporti qui servono dei porti molto grandi, con delle chilometri e chilometri quadrati banchine, e l'Italia questi porti non ce li ha. In più, per la conformazione italiana, montagne che cadono nel mare, è anche difficile farli, ma abbiamo una serie di porti che ci somigliano e sono vicinissimi, cioè due, tre ore di navigazione, un'ora di navigazione dall'altro, è come fossero lo stesso porto, ma hanno bisogno della connessione ferroviaria, e questa connessione ferroviaria deve mettere in rete i porti siciliani con Gioia Tauro, con Liviano Rossano, Taranto. Se non c'è il ponte non lo puoi fare, e quindi ci hanno fottuto di nuovo. Nel frattempo cosa fanno? E qui vedi la volontà di criminalità politica della ministra contro il Mezzogiorno. In quel progetto c'è 1 miliardo già, e sarà il miliardo per cominciare, per fare un molo foraneo nuovo al porto di Genova. Ovvero il molo foraneo, cioè la diga che trattiene il mare per proteggere le navi nell'interno, lo devono fare più a largo. Perché? Perché per dare dei fondali maggiori al porto di Genova, e solo così il porto di Genova potrà ospitare le supernavi su cui viaggia il commercio mondiale oggi. Ora immaginate, stanno disponendo adesso i progetti, i programmi, gli stanziamenti, lo devono progettare, appaltare, costruire, poi devono distruggere il molo foraneo che sarà diventato interno, che ostacolo, quanti anni ci vorranno? Fra quanti anni vedremo la prima supernave a Genova? Tutto questo per danneggiare l'unico porto italiano che può già ospitare le supernavi, perché i fondali ce li ha di natura, Gioia Tauro. L'Italia sta spendendo, quindi sta preparandosi a spendere l'ira di Dio di soldi per una roba che forse servirà fra non si sa quanti anni, pur di non far lavorare l'unico porto di livello mondiale che ha oggi l'Italia, che però in Calabria, allora non deve lavorare. Allora, che poi ritorniamo da te, maestro mio. Allora, dottor D'Agostino, diciamo, lei è un imprenditore illuminato. Cosa ne potremmo fare anche, diciamo, nel settore, no, dell'energia, quindi quello di sua competenza lavorativa, fermo restando la sua capacità politica, no, di leggere, no, questo quadro che è allarmante, per come Pino Aprile lo ha sintetizzato e descritto, no? Cosa potremmo fare? Cioè, come la trasformiamo questa condizione in un'opportunità di sviluppo per i nostri territori? Solo un attimo, voglio avvisare chi ci ascolta che la presentazione del professor Costabile, del dottor D'Agostino, non è pubblicità occulta, è un imprenditore illuminato, ma non voleva riferirsi al suo campo, l'energia, cioè l'elettricità. Questo hai fatto bene a precisarlo, prego dottore. Grazie, grazie. Allora, buonasera a tutti innanzitutto. Sicuramente questa è una grande, grande opportunità per l'Italia, che deve passare necessariamente investendo in maniera corretta e adeguata, diciamo, questi fondi, questi soldi che arrivano dall'Europa. E non può che essere, sono in perfetta sintonia con Pino Aprile, che gli interventi devono essere fatti prevalentemente nel sud. Stiamo assistendo anche la ministra De Micheli, di recente, oggi stesso, sui giornali, parlava di garantire il 34%, che è la 34% dei fondi, che è la percentuale degli abitanti del sud Italia, per quanto riguarda i fondi nazionali, e quelli europei parlava non meno del 40%, quelli delle opere infrastrutturali europee. E però
siamo abituati a sentire queste dichiarazioni oramai da anni. Sono 20 anni che oramai gli investimenti non godono, diciamo, non vengono garantite queste percentuali. E la cosa, insomma, la dice lunga e bisogna stare attenti. L'opera che sta facendo il ministro Provenzano sicuramente è meritevole di grande attenzione ed è persona che io riscontro che è quello più bombardato. E la paura è proprio quella che si parla di, in pratica, di rifare il governo, insomma, di fare altri, diciamo, la rotazione dei ministri, e lì c'è il rischio che in pratica il Partito Unico del Nord possa poi alla fine fare qualche tentativo per togliere di mezzo chi oggi sta lavorando in maniera eccellente. E prima di rispondere a quanto detto da quanto chiesto da Costabile, che arriverò, voglio fare una testimonianza. In aprile ha parlato del porto di Gioia Tauro. Ebbene, io nel 1997 arrivai a Gioia Tauro come capo dell'Enel e diciamo il primo periodo in cui ero lì, un giorno è arrivata una notizia che ci fu un doppio guasto MT, è una cosa tecnica rarissima, non sto qua a spiegare cos'è. In pratica la ditta che stava realizzando i lavori per il raccordo ferroviario da Rosarno al porto di Gioia Tauro, poggiando una trivella, ha causato questo doppio guasto MT. E in pratica io scoprì, perché ero arrivato da poco, che stavano facendo il collegamento ferroviario da Rosarno al porto di Gioia Tauro, che doveva dare sfogo alle merci che arrivavano con le grandi navi verso, diciamo, il nord Italia, ma specialmente verso il nord Europa. Ebbene, poi sti lavori, come tanti altri lavori, tipo pure quelli della stazione ferroviaria di Matera, di cui per aprile spesso cita, si bloccarono. Sono passati 23 anni e ancora non è stato completato il raccordo Rosarno porto di Gioia Tauro. Questa è una testimonianza, l'ho dovuta dire. Una considerazione di carattere generale per quanto riguarda questi soldi. Allora, l'Italia non può essere gestita come un'azienda che fa business, come una partita IVA. E allora, perché le aziende, quando devono fare un intervento, quando devono fare un investimento, vanno a fare l'analisi di l'analisi di redditività economica. Dici, io faccio questo è il costo, questo è il ritorno dell'investimento, e quindi calcola la redditività. E allora, se bisogna fare una linea ad alta velocità Torino-Milano, o bisogna fare la rete di alta velocità, una linea di alta velocità Salerno-Reggio Calabria, nell'analisi di redditività economica, quella di Milano-Torino, in pratica ne ha alla meglio, perché ha un tempo di ritorno più basso. Ma attenzione, e quindi la scelta ricade nel fare il Milano-Torino. Attenzione, e poi ricade in Milano-Venezia, e poi Milano-Genova, e poi Milano-Roma, eccetera, eccetera, per arrivare a Salerno. Ma al sud non si fa mai. E allora non si può continuare a fare investimenti statali europei con i soldi di tutti, con l'analisi, analisi di merito economico. Una nazione deve fare l'analisi sociale, bisogna fare l'alta velocità Salerno, non Reggio Calabria, Salerno, Palermo, perché se non si fa, se non si sviluppano le vie di comunicazione, non si sviluppa nemmeno il sociale nel territorio. E questi romani già ce lo insegnavano, e adesso ce lo siamo dimenticati. Quindi, da questo punto di vista,
è oggi questa grande opportunità per fare gli investimenti al sud infrastrutturali, a partire dalle vie di comunicazione, perché le vie di comunicazione poi sviluppano l'economia, sviluppano la comunicazione, insomma, sviluppano tutto. E un altro importante investimento per il sud è investire su quelli che sono i beni storici, archeologici, di cui il sud potrebbe vivere veramente di rendita a tempo infinito. Allora lì c'è bisogno di fare, io l'altra volta sentivo che per fare gli scavi, che ne so, a Roccelletta di Borgia, hanno dedicato, che ne so, 70.000 euro. 70.000 euro, che fai con 70.000 euro? E ci vogliono milioni di euro, milioni, per fare qualcosa, per far vedere, perché poi non esistono solo le grandi a Pompei, a Roma e così via, ma qua da noi le cose. Andiamo al dunque di quanto mi chiedeva Costabile. Allora, il 30% di questi fondi deve andare sul green, deve andare sull'ambiente, e su questo c'è tanto da fare, tanto da intervenire, sia a livello strutturale, ma specialmente con i privati. Una importanza può essere quella di stimolare, incentivare il mercato, diciamo gli utilizzatori finali, a investire, quindi dando diciamo degli incentivi a chi investe nella diciamo nel realizzare impianti che poi producono il ritorno dell'investimento anche in tempi brevi. Ecco, lo stimolo deve essere quello, e può arrivare sia alle persone fisiche, e su questo, diciamo, proprio in questo periodo c'è uno strumento veramente interessante, però questo riguarda un po' tutta l'Italia, a onor del vero, e diciamo quello che è l'ecobonus, anzi il super ecobonus, che in questo momento chi vuole e può realizzare, diciamo, interventi di efficientamento energetico per la propria abitazione può arrivare anche a realizzare, diciamo, queste opere, questi interventi, anche senza sborso di denaro. Si devono creare tutta una serie di condizioni, ma la cosa importante è che, per esempio, incentivi che si possono utilizzare, e quelle per esempio da dare alle aziende, perché le aziende, che specialmente le aziende manifatturiere, le quali ci sono aziende manifatturiere ove il costo energetico arriva anche a superare il 30% dei costi generali. Capite bene che oggi ci stanno interventi di efficienza energetica e di fonti rinnovabili che possono superare anche il 20-30%, che possono, diciamo, migliorare la riduzione del costo del 20-30%, che significa che possa arrivare anche ad avere un 6-7-8% della riduzione dei costi complessivi. E qualcosa del genere aiuta le imprese, aiuta anche l'ambiente, e quindi poi va a far ricadere positivamente anche il beneficio sull'ambiente. E allora qua da noi oggi la tecnologia che, diciamo, si presta maggiormente a quella che può essere la riduzione del costo energetico è quella che proveniente dal solare, e nel sud sole ne abbiamo tanto, e quindi questa quale migliore opportunità per poterla, diciamo, sfruttare. E questo significa che dobbiamo vigilare che questi fondi arrivano per quelli che sono, diciamo, gli interventi strutturali, e ripetiamo, sui trasporti, su quelli che sono i beni archeologici, i beni storici, e anche sul green, dove il sud sicuramente potrebbe avere, diciamo, il grande beneficio, e necessariamente, proprio per come è strutturato, dovrebbe avere, diciamo, la grande parte diciamo di queste entrate. Questa è un po' una mia visione sintetica
di quelle che dovrebbero essere diciamo le entrate. E poi, non ultima, che non la faccio mia, ma l'ho sempre detta pubblicamente, il ministro Provenzano ha parlato di, ha proposto di ridurre il costo del lavoro, e poi di darle una consistenza del 30% di quello che è il costo del lavoro, e magari in 10 anni poi farlo andare un'altra volta a regime. Questo lo dico anche da imprenditore, perché classicamente, specialmente nel sud Italia, quello che è il costo, diciamo, del lavoro ha una percentuale più alta rispetto ad altre diciamo parti del paese. Quindi queste tipologie di intervento sicuramente potranno far fiorire diciamo maggiormente il sud Italia. Però, come dice Pino, far partire il sud Italia significa far trainare l'intero paese, perché non ci dimentichiamo che noi all'interno diciamo di tutto il territorio del sud Italia siamo anche un mercato, che oggi il grosso della nostra spesa va a finire al nord Italia. Quindi ecco, questa è una considerazione che va al di là di quelli che sono i fondi che possono provenire dal nord, però se ci sappiamo meglio organizzare, compra sud, scegli sud, sicuramente poi sarà la ciliegina sulla torta. Allora, maestro mio, abbiamo 15 minuti, così chiudiamo con tutte e due una domanda ciascuno. Allora, partiamo da te, ma insomma, questo quadro di potere, il Partito Unico del Nord, come tu abilmente hai sintetizzato più volte, ecco, come lo rompiamo? Cioè, come lo mettiamo in discussione? Ecco, perché tu hai fatto generosamente, chi ti conosce è stato testimone, oltre che della tua straordinaria umanità e umiltà, insomma, che non sarebbe male se molti tuoi colleghi giornalisti, giovani e meno giovani, diciamo così, avessero anche, diciamo, nella loro pratica relazionale quotidiana. Ecco, però, ecco, tu ti sei generosamente messo a disposizione di tutti, della causa, nuovi attacchi, nuove delegittimazioni. Ecco, come convinciamo i meridionali, no? Che anziché attaccare chi prova a mettere in moto l'orologio della storia, dovrebbero prendersela con chi ci ha consegnato ad una condizione di marginalità, che per questi, cioè l'idea così di comunicatori pagati dal nord per attaccare il sud non è che sia una bella cosa. No, poi per la verità, non voglio usare paroloni, come dire, la storia ne fa giustizia. Però, insomma, io sono ateo, non penso ci sia un'altra vita, per cui, come dire, di quello che dirà la storia, onestamente, non ho molto interesse. Sono molto più occupato, preoccupato dal presente. E le cose a cui accennava prima il dottor D'Agostino, sono molto interessanti. Perché? Perché quando devono fare, ecco, la ferrovia al sud, dicono: ma conviene farlo, non conviene, non c'è il traffico. Come fai a stimare il traffico per Matera se non c'è mai stato un treno per Matera? E quindi lo fai comunque al ribasso. L'alta velocità Milano-Torino l'hanno fatta per 400 treni al giorno, cioè manco fra Pechino e Shanghai, e ce ne passano sì e no 40. L'hanno fatto per treni passeggeri e treni merci, non è mai passato un treno merci, ma per fare alta velocità merci si spende incredibilmente di più. A cosa è servita quindi quella roba, quell'alta velocità, come le altre linee di alta velocità? Non tanto a costruire l'alta velocità, ma a regalare soldi al nord. Perché per ogni chilometro di alta velocità sono stati buttati, che è la parola giusta, su quel territorio da 7 a 15 volte il costo del chilometro.
Cioè il chilometro di alta velocità in Italia costa da 7 a 15 volte quello che costa in Francia, negli Stati Uniti, in Giappone. Perché? È la scusa per regalare soldi al nord. Siccome ti faccio l'alta velocità e quindi la città toccata dall'alta velocità vede il suo prodotto interno lordo salire di 7-8 punti sulla media nazionale, quindi pensa che danno che hanno, vengono risarciti come? Con soldi che sono da 7 a 15 volte il costo del chilometro, e gli fanno il parco traffico, il parco automezzi urbani, ma glielo fanno elettrico perché è più ecologico, gli fanno strade, ponti, tutto con i soldi nostri. E da noi invece dicono non c'è il traffico, dimenticando una cosa, che la California era un deserto. Quando hanno fatto la ferrovia e una diga, cioè hanno portato la possibilità di muoversi e l'acqua, la California è diventata il primo stato americano per l'agricoltura, il primo stato americano per l'industria dell'innovazione, Silicon Valley, eccetera, il primo stato americano per l'infotainment, cioè l'industria del trattenimento, da Los Angeles alle televisioni, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, sono tutte scuse semplicemente per non investire al sud. E anche le cose che dice la ministra contro il mezzogiorno, il dottor D'Agostino ha ricordato il suo impegno al 34%, e vorrei vedere, è imposto dalla legge, cioè se non lo fa viola una legge, cioè qui si vogliono i meriti per non essere ufficialmente delinquenti, capito? Siamo a questo livello. E però l'Unione Europea prevede il 40%, per cui la signora De Micheli, la ministra, ha detto che si potrebbe arrivare al 40%, e così facendo crede di prenderci in giro, perché quel 40% deve essere effettivo, cioè se dici 40% deve essere il 40% della somma. Siccome ogni euro che investe al sud vede ribaltare un 40% che finisce al nord, perché il 40% sia effettivo, i nostri tecnici del Movimento per l'Equità Territoriale hanno fatto i conti e applicando, è nata una formuletta, cioè per spendere quei soldi europei vanno spesi dove c'è il prodotto interno lordo basso, quindi sud, l'alta disoccupazione, quindi sud, e come dicevo prima, i livelli di assistenza bassi, quindi sud. Quindi trasformando questo in una formula, applichi la formula e viene fuori la cifra di 209 miliardi. Per avere il sud il 40% devi spenderne al sud, devi investirne al sud 145, cioè il 70%, perché il 40% di quel 70, quindi 4 per 7, 28, una trentina di miliardi, rimbalza al nord, e quindi al sud rimane il 40 vero. Se invece investono il 40% di quella cifra al sud, rimbalzando al nord il 40%, sembra un giochino di uno scioglilingue, di il 40% del 40% fa 4 per 4, 16, e rimane quindi al sud effettivo il 24%, cioè 10 punti meno il 34% che è imposto dalla legge, perché è, come dire, calibrato sulla popolazione. C'è il 34% di italiani a sud e invece il 34%. Lo vedete come ci fottono continuamente. Ora, la verità è che il futuro d'Italia è a sud e nelle aree interne, perché c'è un sud di cui non parla nessuno, che sono le aree interne che non stanno a sud, lungo la dorsale appenninica, che sono trattate esattamente come il sud. Niente treni, niente trasporti, niente ospedali, niente e tutto questo, sud e aree interne insieme, fa il 70% dell'Italia. Ora, la nuova economia mondiale sta svuotando le megalopoli, New York, San Francisco, Detroit, Chicago, eccetera, e anche Milano, per la prima volta alcuni giorni fa,
la popolazione di Milano invece di crescere è in calo, perché quella popolazione torna nelle aree abbandonate interne a riabitare i borghi vuoti, perché con il lavoro da remoto si può, il futuro è lì, il futuro siamo noi. Allora, dottore, visto insomma che lei è un imprenditore estremamente tenace, no? Ai giovani meridionali che vogliono provare, no, a costruire un'azienda, una loro azienda, a quei giovani che non vogliono emigrare, no? Come gliela trasferiamo la sua tenacia, la sua voglia di lottare, no, per le nostre terre, di lottare per la nostra emancipazione? Ma io... Innanzitutto posso raccontare il mio esempio. Io 18 anni fa ero indipendente dell'Enel, diciamo, con ruoli di responsabilità, diciamo, tutto Sud Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, e ho sentito che c'era qualcosa che mancava nel nostro territorio. Ho sentito che il territorio aveva bisogno di qualche cosa che mancava. È rimasto sempre un mistero se è stato più coraggio o incoscienza, e me ne andai. Guadagnavo pure bene. Feci una società di consulenza, oggi la Omino Energia, in pratica complessivamente tra dipendenti a tempo determinato, collaboratori, stagisti, commerciali che lavorano per noi, e il gruppo vale più di 100 persone. Ed è un grande orgoglio per il territorio. Sarebbero stati 100 famiglie in meno, e con l'indotto che avrebbero dovuto necessariamente fare scelte di andare fuori. Ecco, magari probabilmente non tutti ci possono riuscire, ma c'è un obbligo morale. Io sento degli studenti all'università, perché spesso vado all'università, mi invitano, professore, insomma, a portare la mia esperienza, faccio qualche lezione, diciamo, su qualche argomento, diciamo, innovativo, e in pratica sento spesso dei ragazzi che dicono: ah, io appena mi laureo vado fuori. No, si deve avere l'esigenza morale. Dove ti sei cresciuto, dove hai studiato, appena finisci cerca di provare, perché non sempre il grande e non sempre il grande marchio è bello, può essere bello anche la piccola realtà. E c'è questa necessità di provare. Se poi uno non ci riesce, pazienza. Io appena mi sono laureato mi sono sposato e disse a mia moglie: anche a costo di mangiare pane e cipolla, ma io prima di 2 anni di qua non me ne vado. Se poi non ce la faccio, allora andiamo via. Ebbene, il risultato è stato che ce l'ho fatta, ci ho provato, poi sono entrato in una grande azienda, il resto già l'ho raccontato. Quindi, se uno può, deve, però per avere deve provare. Quindi, allora, l'invito a tutti i giovani è quello di non scappare subito, di non tenersi la valigia pronta e andare fuori. Provate, ragazzi, provate, perché ci può essere la possibilità di le migliori menti. Se vanno fuori, ci impoveriamo ancora di più. E questo, anzi, io approfitto di dare un invito a chi ha esperienza e competenza, che è partito, se può, di tornare. E noi ci associamo ben volentieri a questo invito. Ringraziamo, però diciamo una cosa: che intanto noi seguiremo con attenzione, e lo faremo con le persone che abbiamo invitato questa sera, con Pino Aprile, che a mio avviso rappresenta un grande punto di riferimento per la cultura meridionale. Perché ha avuto il coraggio della verità. Ecco, chi fa cultura non deve schierarsi col potere, non deve essere asservito al potere, anche quando il potere paga bene, e dovrebbe sempre mantenere la schiena dritta, diciamo, per vigilare, per attaccare, per mettere in discussione i contesti di potere. Poi ci sono i comunicatori colonizzati, che sono, dal mio punto di vista, la peggiore, no, diciamo, della razza dei nostri traditori a livello
locale. Quindi Pino Aprile, diciamo, è un punto di riferimento per noi, è noto, è arcinoto, ma è bene ricordarlo quotidianamente. Quindi con lui proveremo a tracciare, per così dire, questa linea di azione su questa enorme massa di denaro, e abbiamo bisogno di uomini come il dottor D'Agostino, cioè di gente che ha avuto il coraggio di mettersi in discussione, di gente che ha provato a dimostrare non che si può vincere la partita della vita anche a sud di Roma, che non si è condannati alla schiavitù, che non si è condannati alla subalternità, no? Il dottor D'Agostino ci ha raccontato una storia straordinaria, no, di chi non si è accontentato dell'ovvio, anche se in quel caso era, diciamo, un ruolo di responsabilità, ha usato e ha creato libertà e ha creato benessere. Questo è il Sud che noi vogliamo raccontare insieme, non a caso siamo in tre a raccontarci, no, pubblicamente, è così che vogliamo continuare a lottare e a resistere per la nostra gente, ma non vendendoci. Non vendendoci per qualche prebenda alle lobby masso-mafiose del centro-nord. In molti se ne facciano una ragione. Grazie a tutti, qualche secondo e chiudiamo la diretta con l'impegno di vederci ovviamente presto, sempre qui su Calabria News 24.